Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi racconto una delle pescate più divertenti che mi siano mai capitate di fare. Insieme a Marco Muti, che è un grandissimo pescatore, vi lascio anche il suo link YouTube qui sotto, e Filippo Carletti. Quindi ragazzi, niente, sono andato prima per provare nuovi fucili, per provare l'Ares 105 e per provare il Salvimar Metal Mono 60, che si è rivelato veramente utile in tana con la cernia bianca che avete visto prima. E quindi niente, sono andato prima per provare questi fucili, però sono arrivato tardi in mare, quindi non c'è stata la possibilità di testarli proprio bene al 100%. E poi con questi ragazzi siamo andati inizialmente a fare tuffi un po' fondi. Io infatti mi sono fermato, diciamo, sui 18 metri, tra i 16 e i 18 metri, e mentre loro sono andati a stanare questa cernia a oltre 26 metri di profondità. Quindi una quota che io per ora in pesca non riesco a raggiungere. Riesco a raggiungere in apnea costante, in flimmation, insomma, non riesco a raggiungerla in pesca, soprattutto con quelle condizioni che erano impressionanti. C'era una corrente micidiale che ti volevi buttare qua, dovevi iniziare a immergerti qua per arrivarci, quindi non facevi 26 metri, ma in realtà ne facevi 40 mentre andavi in giù, perché era impressionante la corrente che c'era. E infatti questa cernia l'hanno lavorata per ben più di 2 ore con un sacco di tuffi, e infatti alla fine Marco l'ha tirata fuori quando ci siamo anche attaccati al gommone, l'ho portato sopra il punto, si è lasciato andare giù con più peso, quindi il peso mobile, è andato giù, l'ha tirata fuori e poi è tornato su, abbiamo recuperato tutto e siamo andati via da un'altra parte. Quindi ragazzi, è stata una pescata veramente divertente, però per raccontarvela partiamo dall'inizio. E di fatto eccoci qua a fare un aspetto nel sottocosta con il 105, l'Ares, che purtroppo in tutta quanta la giornata non sono riuscito a provare come volevo, quindi al prossimo video la recensione. Come vedete non c'era un gran movimento nel sottocosta. Ho provato un po' di aspetti in mezzo alle alghe a vedere se veniva un barracuda, dato che c'era un po' di mangianza, però la corrente era veramente veramente pesa, infatti in questo momento mi stava portando anche il pallone davanti ed era inutile continuare. Allora, nell'attesa, mi sposto in uno dei miei posti preferiti a vedere di trovare un polpo. Infatti eccolo lì che mi guarda. Vado giù, classica tecnica, asta laterale, punsecchio, il polpo esce immediatamente e mi permette di catturarlo con estrema facilità. A questo punto ho preso il polpo, arrivano, sento chiamare da dietro, vengono a prendere con il gommone, quindi la pesca che ho potuto fare è veramente stata di 10-15 minuti. Poi una volta seduto sul gommone si va subito in questo posto dove il fondale va tra i 22 e i 26-27 metri. La cernia infatti è stata vista al primo tuffo di Filippo, che va giù, vede saraghi, vede le corvine e poi vede anche questa bella cernia intanarsi. Quindi si segna il punto e lo dice a Marco. Marco va giù e dopo pochi tuffi gli spara. Marco a questo punto va a prendere il 90 per doppiare la cernia. Va giù, la vede, non riesce a doppiarla, dà il fucile a Filippo, va giù, la vede, gli spara e la doppia a Ben. A questo punto iniziano a lavorarla. Dopo circa un'oretta di tira e molla si stacca l'asta del 120 e resta solo l'asta del 90. Quindi torna giù Marco con il mono 60, gli spara, la prende bene, torna su, recuperano, arriva giù Filippo, prova a rilavorarla e quindi si sono alternati Filippo e Marco per estrarre questa cernia.
non riescano per circa 2 ore, quindi si decide di salire sul gommone e provare con un'altra tecnica. Si porta Marco a monte del punto, si lascia cadere giù con più peso in cintura e poi slaccia la cintura sul fondo per essere più leggero e più libero per lavorare il pesce. Lo lavora bene e riesce finalmente ad estrarlo. Faccela vedere, faccela vedere. Poi è bel pesce, dietro. Pisciotto. Grande, ma. Siamo strappati, vai da più. Prima, guarda. Boia. Guarda che sbrano. Bello, è bel pesce. Grande, ma. Dai, dai. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Marco è riuscito ad estrarre questa bellissima scena bianca tra 6-7 kg e eravamo veramente super soddisfatti tutti e tre, perché è stato proprio alla fine anche un lavoro di gruppo, perché portarli sul punto e poi loro due in su e in giù, in su e in giù, hanno durato una fatica incredibile. Filippo alla fine era anche morto, stecchito. E bellissima emozione quando dopo tanta fatica, dopo circa 2 ore e mezzo, riesce a tirar fuori un bel pesce, tanta soddisfazione. Quindi dopo questo pesce li ho portati su un altro punto, sempre su 24 metri, corrente infinita, vanno giù e Marco dopo poco torna su con un sargo incredibile. Fini, ci siete? Ma vada, bestia. Io a queste quote per ora non riesco a pescare assolutamente. Siamo andati a fare lo stage a Capraia, infatti il prossimo video sarà proprio quello dello stage di Capraia, dove con la slitta sono arrivato a 40,6 metri in costante 32,9. Però poi quando tra l'apnea e la pesca è un altro mondo, c'è troppo più consumo di ossigeno nella pesca, completamente un'altra tecnica, e poi con una corrente del genere veramente devi essere molto molto allenato. Per ora io riesco a pescare bene, a stare nella comfort zone fino a 18 metri, poi oltre è difficile, riesco a fare una patina a 20 metri se proprio il mare è in ottime condizioni, quindi non c'è corrente, acqua chiara, acqua calma, altrimenti è difficile andare a pescare bene a questo punto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video che sarà appunto lo stage di Capraia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. E nel prossimo video ancora andiamo a provare queste belle bestiole Ares 105, Ares 85, Metal Mono 60. E andiamo un po' a vedere, a testarli nei nostri posti dove peschiamo bene, per vedere cosa combinano e che cosa riescano a catturare. Alla prossima!